Voce 24 News. Italia, Lampedusa, incontro von der Leyen Meloni. Piano UE in 10 punti. Giorgia Meloni ha portato Ursula von der Leyen a Lampedusa, simbolo delle difficoltà italiane a gestire l'ondata di sbarchi. L'Italia può contare sull'UE, promette la presidente della Commissione, prospettando un piano in 10 punti, fra cui ci sono rimpatri più veloci, corridoi umanitari per l'immigrazione legale, e soprattutto la valutazione di nuove missioni navali. Riavviare un'operazione militare di sicurezza marittima come l'incompiuta Sofia è proprio quello che Roma vuole e chiederà formalmente al prossimo Consiglio europeo, dove la Premier ora conta sulla sponda di tanti leader molto sensibili. Per la Presidente del Parlamento UE Roberta Metsola sui migranti ora bisogna passare dalle parole ai fatti, servono delle azioni quando parliamo della politica dei rimpatri, dell'asilo, della solidarietà. Confermato, poi, il mandato al Ministero della Difesa di attivarsi immediatamente per realizzare le strutture necessarie, ossia nuovi CPR oltre a quelli già presenti in 10 regioni. La Meloni resta convinta che l'unico modo di affrontare seriamente il problema è fermare le partenze illegali. E se non lavoriamo tutti insieme saranno investiti prima gli stati di frontiera e poi tutti gli altri. Von der Leyen promette una risposta europea coordinata a una sfida europea. Saremo noi a decidere chi arriva in Europa e non i trafficanti, aggiunge la presidente della Commissione UE con un'espressione che ricalca un cavallo di battaglia di Meloni. Parole che dall'Europa non erano mai state pronunciate. Nel decalogo della leader europea c'è anche la distruzione delle imbarcazioni usate dagli scafisti, e all'ultimo punto l'implementazione del memorandum, firmato con la Tunisia principale base delle rotte migratorie mediterranee dopo le due missioni al fianco di Meloni. Campania News. Montecorice, Salerno. Riapertura della strada SP94 nel tratto Zoppi per Difumo. La provincia ha stanziato i fondi da molto tempo e attende sempre di ricevere il progetto dal comune. I consiglieri comunali Caterina Pollaro e Ivan Chiariello scrivono al sindaco, alla giunta e al presidente del consiglio comunale. L'interrogazione scritta è inviata all'amministrazione nella quale chiedono se il progetto per la messa in sicurezza della SP94 è stato trasmesso alla provincia che ha già accantonato i fondi per finanziarlo, in caso contrario, se intendono attivarsi immediatamente in quanto non è oltremodo giustificabile un simile ritardo, se sono a conoscenza di altri motivi ostativi alla messa in sicurezza e riapertura. Su www.lavocedelmeridione.com l'interrogazione scritta inviata al sindaco di Montecorice. Sala Consilina, Salerno. L'amministrazione del sindaco Cavallone risponde alle accuse per l'assenza di impianti sportivi. Il comune interviene dopo le proteste dei tifosi per l'assenza di strutture sportive in città. Ci sono diverse strutture sportive ampiamente utilizzate, hanno scritto dall'amministrazione guidata da Francesco Cavallone. Per le categorie professionistiche disponiamo di una struttura comprensoriale, che è quella del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, in grado di soddisfare tutti i requisiti previsti. Poi il tema pala zingaro e l'impossibilità di ampliarlo. Non si può ampliare perché si ricadrebbe in una zona dal massimo rischio idrogeologico, stiamo favorendo la costruzione di una struttura a sala consilina da parte di privati. Infine il capitolo dello stadio comunale Osvaldo Rossi, dove sono in corso dei lavori per migliorare l'impianto. Quando ci sono interventi ha reso noto l'amministrazione di questo tipo è normale che si siano anche dei disagi. Campania. Diabete, Pellegrino, presenta interrogazione su tasso mortalità in Campania più alto d'Italia, garantire a pazienti ampio accesso a dispositivi innovativi. Il diabete è una patologia cronica che costituisce una delle principali concause di morte, il trend in costante crescita coinvolge anche la regione Campania. Importanti novità nel campo della ricerca hanno consentito lo sviluppo di dispositivi capaci di rispondere alle esigenze di monitoraggio continuo dei livelli glicemici dei pazienti, garantendo così un flusso di dati in tempo reale fondamentali per il supporto alle decisioni terapeutiche dei medici specialisti. Stando ai dati Istat e dell'Health City Institute, la Campania ha il tasso di mortalità per diabete più alto d'Italia. Ritengo urgente e indifferibile garantire ai pazienti diabetici della Campania l'accesso al più ampio numero di dispositivi presenti sul mercato a maggiore innovazione,
e che tutti possano avere accesso ai diversi dispositivi a seconda delle diverse necessità terapeutiche. Ha dichiarato Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale. Su www.lavocedelmeridione.com la nota stampa. Castellabate, Salerno. I nonni civici ritornano utili per il comune. Persone anziane pronte a dedicare parte del proprio tempo libero allo svolgimento di compiti di utilità civica. Gli anziani residenti nel comune di Castellabate d'età compresa tra i 65 e gli 80 anni compiuti, possono chiedere di svolgere sorveglianza presso le scuole o vigilanza presso musei, parco di Villa Matarazzo ed edifici di interesse storico-artistico dal 1 ottobre 2023 al 31 maggio 2024. I nonni civici a Castellabate sono ormai una figura consolidata. Già da alcuni anni gli anziani vengono impiegati in servizi sul territorio nel periodo di apertura delle scuole. Celle di Bulgaria, Salerno, nel Cilento una strada intitolata al cantautore Pierangelo Bertoli. Considerato un vero e proprio cantastorie e una voce sincera della sua terra, Bertoli fu una figura emblematica della canzone d'autore italiana dagli anni 70 ai primi anni 2000, spaziando dalla musica popolare al rock. Il comune di Celle di Bulgaria, guidato dal sindaco Gino Marotta, ha deciso di intitolare una via cittadina, in particolare la strada pubblica, Crocevia, al cantautore italiano Pierangelo Bertoli, 5 novembre 1942, 7 ottobre 2002. Si tratta di una proposta di un cittadino locale. La volontà è quella di poter intitolare una strada pubblica a Pierangelo Bertoli, cantautore ed artista italiano di larga fama, protagonista di battaglie culturali e propugnatore di valori sociali sia attraverso le sue canzoni sia attraverso la sua persona. Considerato un vero e proprio cantastorie e una voce sincera della sua terra, Bertoli fu una figura emblematica della canzone d'autore italiana dagli anni 70 ai primi anni 2000. L'istanza di designazione della via non determina particolari problemi successivi di cambio indirizzo, perché è una strada nuova dove abitano ad oggi poche persone. Di qui il via libera dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gino Marotta. Basilicata News. Basilicata. Sempre più banchi vuoti in terra lucana. Con il nuovo anno scolastico 1062 alunni in meno. Sono 69.587 gli studenti che in Basilicata sono tornati tra i banchi di scuola lo scorso 13 settembre 1062 in meno rispetto allo scorso anno scolastico. Dal 2021 al 2023 in Basilicata si sono persi 4.293 studenti, rispettivamente 1.617 unità, 1.614 e 1.062. Resta invece confermato il numero degli istituti sul territorio lucano, nel quale non si è registrato alcun accorpamento, 115, di cui 5 convitti. Per quanto riguarda gli insegnanti, in Basilicata sono 10.011. E sempre in tema di docenze, l'ufficio scolastico ha comunicato che sono stati inseriti in ruolo 361 insegnanti e sono stati nominati 1.048 supplenti. Ad essi si aggiunge il dato del personale ATA, 2.902 e 369 in deroga. Calabria News. Isola Capo Rizzuto, Crotone. Il sindaco accoglie i più piccoli con musica e mascotte. È ufficialmente iniziato su tutto il territorio comunale l'anno scolastico 2023 e 24. Il sindaco Maria Grazia Wittenberga si è recata nei vari plessi per un saluto augurale di inizio anno. Un caloroso benvenuto è stato dato soprattutto ai bambini delle scuole dell'infanzia con la presenza, in tutti gli edifici, di una piccola animazione con le mascotte dei personaggi più amati dai bambini. Tanta è stata la gioia dei più piccoli nel vedere da vicino i loro personaggi, un'emozione tramutata in baci, abbracci e selfie ricordo. Soddisfatti della giornata anche i dirigenti scolastici, gli insegnanti e i molti genitori presenti, che hanno anche visto i lavori messi in campo dall'amministrazione nei vari plessi e per il quali gli stessi dirigenti hanno ringraziato il sindaco e gli uffici.
Siamo felici di aver regalato un momento di gioia a questi bambini per il loro primo giorno di scuola, dichiara il sindaco, per molti il primo in assoluto, e dunque abbiamo cercato anche di fargli passare la paura iniziale con l'arrivo dei loro personaggi. E, stato bello vedere la gioia sui loro volti e ringraziamo anche i dirigenti che hanno apprezzato, dichiarandolo pubblicamente, il tanto lavoro messo in campo in questi anni sugli edifici scolastici. Il lavoro da fare è ancora tanto, conclude il primo cittadino, ma ogni anno abbiamo cercato di fare qualcosa e continueremo a farlo, perché la cultura e il futuro del territorio passano dalle scuole e far crescere i nostri bimbi in ambienti accoglienti è fondamentale anche per la loro crescita. Nelle scuole insieme al sindaco, questa mattina, anche il vice sindaco Andrea Liò, l'assessore Gaetano Muto e il consigliere con delega alla pubblica istruzione Carlo Cassano. Umbria News. Da oggi lunedì 18 settembre, appuntamento settimanale, alle 15 sul canale web di YouTube e sui canali social con la rubrica, a cura di Giorgio Fanfano, sul campionato di eccellenza Umbra. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.